svolta per la vicenda delle casette di legno post-sisma, perché in un caso il giudice blocca la demolizione, creando quindi un precedente importante. Una questione della quale si è molto parlato nel dopo-sisma, un periodo nel quale molti cittadini si sono organizzati in autonomia, realizzando su propri terreni dei manufatti provvisori. Sono le case realizzate grazie ad una delibera del Consiglio Comunale dell'Aquila nel 2009. Il Consiglio di Stato ha riscritto una sentenza del TAR che nel 2020 aveva considerato invece legittima un'ordinanza di demolizione del Comune per un manufatto che si trova a Sassa, una frazione, costruito su un'area a vincolo decaduto, cioè area bianca. Il Consiglio di Stato ha ora annullato l'ordinanza perché ha scritto: quando si tratta di una struttura esclusivamente residenziale, la sanatoria in area bianca è possibile. Le aree bianche sono aree vincolate dal piano regolatore del 79 che nel frattempo sono tornate edificabili. Come si ricorderà, la delibera fatta dal Comune nel maggio del 2009 permetteva ai cittadini di realizzare delle casette di superficie non oltre 95 metri quadri, collocabili anche su suoli gravati da vincoli espropriativi, destinati a verde pubblico attrezzato, servizi pubblici, attrezzature generali, parco pubblico urbano e territoriale. La delibera ha poi previsto anche la trasformazione dei manufatti su queste aree da temporanei in definitivi, rinviando però alla normativa e alle procedure che l'amministrazione dovrà emettere per normare le aree a vincolo decaduto. Nel caso di Sassa, ribaltato dal Consiglio di Stato, il Comune aveva negato la sanatoria, affermando che l'edificio non era solo residenziale e quindi non poteva essere realizzato in una zona, anche se rientrava in quelle consentite dalla delibera 58. Il Consiglio di Stato ora invece riscrive che la variante al piano regolatore ha un articolo che ha qualificato come edificabili le aree soggette a vincoli ormai decaduti. La convertibilità della casetta in opera permanente è permessa se la casetta è residenziale e non superiore a 100 metri quadri. I giudici ovviamente hanno verificato la situazione, riscontrando che la casetta di legno è di 94 metri e dunque la stabilizzazione in residenza abitativa è in linea con i parametri della delibera. Ovviamente si apre uno spiraglio per tutte le case che hanno queste modalità.